L'ITES Le Noci di Bari ha ospitato ieri pomeriggio, giovedì 11 maggio, nel suo auditorium, una delle tappe del Google in Tour, in collaborazione con C2 Gruppo. Una occasione preziosissima per la formazione dei docenti e di tutti coloro che operano nel mondo della scuola. L'Istituto Le Noci ha ospitato un evento di concerto tra Google e C2. Si tratta di una delle tappe del tour previsto da Google per far conoscere alle scuole l'ecosistema Google, sia da un punto di vista della componente hardware che da un punto di vista della componente software. Quindi laddove per hardware intendiamo soprattutto tutto il mondo dei Chromebook e per la componente software ovviamente la Google Workspace for Education. Chiaramente l'incontro è finalizzato ad ospitare rappresentanti delle scuole limitrofe che effettivamente hanno partecipato con una certa cospicuità ed interesse. Nel corso della serata sono stati mostrati esempi concreti di come si può implementare la didattica in classe e in laboratorio attraverso gli strumenti Google. Io sono Alessandro De Bono, mi occupo in C2 Group del mondo Google for Education per le scuole. E come partner di Google for Education per l'Italia abbiamo organizzato insieme proprio a Google Italia questo tour per le città italiane. Oggi siamo qui appunto a Bari in Puglia per presentare, anche in ottica del PNRR, quindi per i fondi che hanno le scuole, per presentare quelle che sono le soluzioni Google for Education, quindi sia la piattaforma Google Workspace for Education sia i Chromebook come dispositivo per la scuola.